Emozioni sicuramente al Rigamonti. Bisogna dire un Arezzo ben disposto in campo anche quando è stato in inferiorità numerica in pratica per tutto il secondo tempo. Brescia, rientrano Possanzini e Del Nero, Bruno infortunato, distorsione al ginocchio destro, Maran conferma l'assetto con quattro difensori, due mediani, il tridente dietro all'unica punta Possanzini. Nell'Arezzo Gustinetti rimescola le carte del suo 4-4-2, rientra Lombardi a sinistra, centrocampo Beati, Danna di punta con Floro Flores, la sorpresa, esterno destro di centrocampo. In apertura pasticcia Viviano, lo vedremo tra poco, che sostituisce tra i pali l'infortunato Agliardi nel Brescia, si rifugia in corner. Squadre molto attente a chiudere tutti gli spazi, gara tattica nei primi minuti, sussulto al 19° sul cross di Mannini dalla sinistra, Possanzini non ci arriva. Al 26° Mareco chiede il cambio, si infortuna al ginocchio sinistro. Maran è costretto a ridisegnare il suo Brescia con l'ingresso di Strade, lo vedremo a colloquio proprio con l'ex parmense. Martinez diventa difensore centrale in difesa, Stankevicius arretra sulla fascia destra, nuovo entrato agisce da trequartista con Del Nero a destra. La partita si ravviva nel finale di tempo, al 35° sul cross di Lombardi salta bruscato, vola Viviano a deviare in corner. Non si fa attendere la risposta del Brescia al 37°, bella azione di Del Nero, il cross di sinistro, questa volta Possanzini c'è, ma la deviazione è centrale, libera poi la difesa del Brescia. Al 46° contatto in area tra Lombardi e Del Nero, protesta il Brescia, ma il signor Mario Mazzoleni fa proseguire, vedete le proteste del capitano Milanetto. E siamo alla ripresa, effetti speciali sugli spalti, passano due minuti soltanto e Beati commette fallo su Del Nero. Secondo giallo per il 22enne perugino di scuola Inter, rivediamo il fallo, scatta il rosso, Arezzo in 10 uomini. Inizia la partita a scacchi tra i due tecnici. Gustinetti richiama Floro Flores ed inserisce Confalone per irrobustire il 4-4-1 di contenimento. Nel Brescia prima Salgado e poi Alberti per una squadra a tre punte che vuole sfruttare la superiorità numerica. Ma i toscani non si perdono d'animo, uniche concessioni agli avversari al 36° sul cross di Stankevicius, Alberti fa da torre per il destro di Possanzini a colpo sicuro, ma Conte respinge con il corpo. In pieno recupero al 49° ancora Stankevicius al traversone, questa volta Salgado, bravo nel controllo, il sinistro ancora contro la difesa dell'Arezzo. Si chiude sullo 0-0, un punto a testa che muove la classifica.